lo supera prepotentemente senza avvisarlo? Sì, prepotentemente, guarda che il limite è 80, eh. Io non ti pago la multa per portarti a casa. Ti lascio qua in Svizzera. E vuol dire che qualcuno mi accoglierà? Sì, la prigione. Ciao fans, la seconda parte di questo viaggio era iniziata in cima al passo dello Spluga, che per la prima volta abbiamo fatto anche in discesa fino ad arrivare in Svizzera. Man mano che facevamo la discesa ci siamo accorti che i tornanti erano veramente stretti e che le macchine, come al solito, li prendono sempre troppo larghi. Fortuna però andiamo piano, così evitiamo di spalmarci sopra i loro cofani. Dopo aver fatto tutta la discesa siamo arrivati nella cittadina di Splügen, dove abbiamo preso la statale che costeggia l'autostrada, accorgendoci che anche questa era veramente stretta e, nel momento in cui abbiamo incrociato il pullman, a fatica ci siamo passati con la moto, figurarsi a incrociarlo mentre si è in macchina. Dopo aver fatto tutta la statale, siamo arrivati all'inizio della salita che porta al passo del San Bernardino ed è proprio qui, in cima al San Bernardino, che ci eravamo salutati. Possiamo quindi ora lasciarvi con la terza parte di questo viaggio. Buona visione! Bene fans, abbiamo appena fatto una dronata spettacolo, ma voi l'avrete già vista, qua sul San Bernardino. Adesso scendiamo e andiamo verso il Lucomagno. Lucomagno, mi sembra molto tipo lumaca. Tipo, mi sa idea di quelle lumache rosse, brutte, viscide, che tipo se le spiaccichi ti esplodono a mille pezzi. Luna Colombo, le belle immagini per il canale. Ciao fans, interveniamo a questo punto del video insieme, dopo quella roba che ha raccontato Luna, perché uno che non lo sa, cioè tutti voi che non la sapete la storia, pensate che si sia fatta qualcosa di pesante per associare alla parola lucomagno una lumaca rossa senza guscio che schiacci ed esplode. A parte che, vabbè, effettivamente come associazione lucomagno-lumaca un po' ci sta, Però tutto quello che hai detto dopo, se non sanno la storia, sembra che ti fai. Prima di raccontare la storia, però, Luna, cosa devono fare? Andate su Tube Shop Italia, categoria Demo Riders, per il nostro merchandising. Che, ricordiamo, tutto il ricavato non verrà devoluto in beneficenza, ma verrà reinvestito in attrezzatura per fare video sempre più fighi. Quindi vi ricordiamo dello shop con il banner e il link per andare allo shop è nella descrizione del video. Quindi, fatta questa premessa, visto che dite che parlo sempre solo io e un po' avete anche ragione, faccio raccontare tutto l'aneddoto a Luna. Che ansia. Luna, i fans vogliono te. Se i video li facessi da solo, avrei tipo 3 iscritti, mia mamma, mio papà e mio nonno. La gente ci segue perché ci sei tu e quindi vogliono sentire tu che racconti le cose. I video tecnici tipo le recensioni le faccio io, però queste robe, vai, raccontala. Allora, praticamente era una sera, le prime sere che uscivamo, in estate, quindi eravamo andati a Varenna. Tu vivevi ancora in Valtellina. Io vivevo ancora in Valtellina. E io ero venuto su per il weekend per stare con te. Esatto, che galantuomo. Quindi, che periodo era? Estate 2018. Maggio 2018. Wow. E allora praticamente eravamo sul lungo lago di Varenna. Per chi non sapesse dove è Varenna, è sul lago di Como, nella sponda di Lecco. Ed è un paesino molto bello, quindi se non sapete cosa fare una sera e dovete fare colpo su una tipa, portatela a Varenna. Esatto. Bene, quindi eravamo su questo lungo lago e di sera, quindi un po' buio. No, era proprio buio, non c'era neanche un lampione. Bene, era proprio buio. Beh, a un certo punto, io c'avevo su dei pantaloni lunghi, ma con i risvoltini tipo acqua in casa. Sì, tipo un po' tre quarti. Bene. Beh, quindi a un certo punto, tipo, l'hai spiaccicata tu? Bene, lui ha praticamente spiaccicato questa lumaca rossa, quella senza guscio, che fanno schifo. E cioè, mi ha sparato tutta l'intera lumaca spiaccicata sulla gamba.
cioè che schifo, sembrava vomito. Gamba, pantalone e scarpa. Ecco. Tutto. E quindi c'è, cioè, questo trauma, trauma adolescenziale che contro le lumache. E quindi niente, da lì Luco mangia lumaca e... E poi tutto quello che ne è venuto resto, dopo. Esatto, sì. Sotto la mia scarpa è rimasta la fotocopia della lumaca, c'era proprio il disegno dopo che l'ho schiacciata, e un po' mi ha spruzzato anche a me sull'altra scarpa, perché l'ho schiacciata con il destro, mi ha sparato sulla sinistra, però ha sparato più dalla tua parte. E quindi poi a un certo punto in realtà lei ha detto, ho sentito tipo bagnato sulla gamba. Che schifo. Ma così, eh? E gli ho detto, beh, ma non sta piovendo, c'erano tutte le stelle, non sta piovendo. Gli ho detto, boh, guardiamo, accendo la torcia del telefono. E poi non è bianca, cioè, non esce roba bianca, però neanche proprio, era tipo un po', tipo il colore della lumaca, tipo un po' rossastro. E c'erano tutte queste gocce spruzie sulla sua gamba, una roba veramente uno schifo. Comunque fa ridere da raccontare. Che schifo. Anche perché sembrano di quelle storie inventate, però no, è successo veramente. Bene, il trauma delle lumache. Quindi, spiegato questo avvenimento, vi lasciamo al resto del video. E da qui Luco Magno, lumaca e tutto il resto. Ciao fans. Buona visione. Andiamo. Ripartiamo dopo una lunga sosta, ma il posto meritava veramente tanto, quindi tra foto e video ci siamo fermati quasi un'oretta. Pescia, se fa freschino. Guarda che ho acceso la 360 e tu hai ancora la freccia accesa. Ah. Luna Colombo e le frecce accese. Guarda le pigne di sassi. Sì. Guarda il classico buco per fare le foto, Swiss Alps Tour. Sì. Praticamente ho rinterrotto il video, tu non sai perché. Perché a questo punto diciamo dei cartelli con scritto Swiss Alps Tour. È presente che tipo nei passi più belli svizzeri c'è quel cartello forato per farci le foto attraverso. Ah, sì. Solo che nel video, cioè le fotocamere qua, le action cam allontanano tanto. E quindi cioè, se uno non lo sa e vede, noi ne parliamo nel video... Però il cartello è talmente lontano al San Bernardino, sopra la collinetta, che senza raccontarlo non si capisce niente. Cioè noi parliamo del cartello, ma è veramente, lo vedi grande così nel video. E quindi niente, ci sono tutti questi cartelli sparsi per la Svizzera e lì ne abbiamo visto uno che era in lontananza, perciò nel video si vede pochissimo, però sappiate che è per quello che ne abbiamo parlato. Vuoi dire qualcosa anche tu? No. Ok, abbiamo già interrotto troppe volte il video, quindi basta, buona visione. Tornante. Stai al centro che io sto stretto. Stai al centro, brava. Stai al centro che io sto largo. Bravissima. Così? Immagini a 360 gradi sul passo del San Bernardino. Comunque sembrano vecchie strutture militari, non lo so. Sì, rovinano un po' il paesaggio. Sì, veramente sono... Orribili. I blocchi di cemento armato buttati lì. Quella sembra una torretta di osservazione, anche se in realtà adesso ci sono tipo i ripetitori telefonici. Guarda lì che slalom che c'è. Bello. Posta la curva, attenzione. Sorpassa Luna Colombo all'esterno. Anzi, in realtà era all'interno. Interno, esterno, interno. Ogni riferimento a fatti o persone è puramente casuale. Flashback. All'interno, esterno, interno. And
of flashback. La piazza giù nel tornante entra con disinvoltura. Attenzione ciclisti che fanno le foto ai fiori. Grandi emozioni per loro, le foto ai fiori. uno tu fa le foto ai laghi e loro fanno le foto ai fiori. Ma in realtà a me la cosa che piace di più fotografare sono le strade dall'alto, perché si vede proprio tipo l'ingegneria, l'architettura, l'ingegno umano. Non ovunque ovviamente, ma in alcuni posti che strade creano, pazzesche. Quindi in realtà vedere come l'uomo incide sul paesaggio con le strade dal cielo è la cosa che mi piace fotografare di più. La supera all'interno? La butta giù? Tutto ovviamente a velocità regolamentare elvetica. Attenzione, ingresso in curva. E apre tutto? Ma porca, ma io dico, ma gli insetti non possono guardare dove vanno. Magari ti vedono arrivare come un missile e non fanno in tempo. Mica c'ho mica i cadaveri sulla visiera, amò. Comunque fans, è metà luglio e ci sono 22 gradi. Temperatura in questo punto piacevole. Chi ha a 19 all'ora il tornante? Su, volta scia. Tornanti ravvicinati, impossibile superare la Golf. Attenzione, un campeggio. Campeggio? San Bernardino Camping. Cosa sarà più di tedeschi che fanno, che vanno in bagno nelle turche capiti nudi? Fans, dovete sapere che io ho una lunga esperienza di camping alle spalle, circa 15, 16, 17 anni, non mi ricordo, in campeggio. Siamo tra l'infanzia, l'adolescenza e i 18 anni. Ho visto un sacco di scene di tedeschi che vanno in bagno, nei bagni comuni, dove ci sono le turche, scalzi. Quindi praticamente camminano sul piscio degli altri. Bah. E ovviamente qualcuno poi anche mal di pancia quando la fa, si va un po' in tutte le direzioni. Non so come dirlo in maniera friendly. Comunque tipo diciamo esplosioni. E ovviamente camminando scalzi e cammini anche sulle secrezioni corporee più o meno solide di altri esseri umani. Ma che schifo! Vabbè, è una verità scomoda, ma qualcuno deve pur raccontarla. Ovviamente io non sto affatto insinuando che tutti i tedeschi siano dei vuncioni. Assolutamente, anche perché ho uno zio tedesco. Ma quelli che ho conosciuto io, cioè conosciuto, quelli che vedevo io in campeggio in Sardegna, diciamo che lo standard medio era abbastanza basso. C'è un livello di vunciaggine significativo comunque. Mica senti che afa qua. Afa. Allora qua direi che bisogna andare dritto verso Polizia. Bellinzona, dritto verso Bellinzona. Polizia. Verso Polizia. Quindi verso Bellinzona. Sì, devi rimanere sulla statale. Ok. Quindi 50. San Bernardino Villaggio. Mi gocciola il naso e non posso soffiarmelo. Leccalo. No, è scomodo. Devo pulirlo con le mani. Arrivederci, grazie. Allora direi che prima di fare il lucomagno facciamo una sosta tecnica pipì, cambio batterie e soprattutto cambio micro SD, perché la mia GoPro è piena e la tua avrà 10 minuti scarsi. Fans, nel senso, molti dicono piacerebbe anche a me aprire un canale su YouTube. Molti ci scrivono come fare, cosa guardare, cioè ci chiedono consigli, insomma. Ma quello che alcuni non calcolano è il costo dell'attrezzatura, perché
abbiamo comprato un po' di roba per volta, ma le attrezzature, cioè, costano parecchio. Diciamo che la cosa, le cose meno costose alla fine sono le action cam, che costano tra le 400 e le 500 euro a seconda dei modelli. Poi però bisogna avere un computer in grado di editare il 4K o comunque i Full HD, ma allineando più tracce video contemporaneamente. Cioè, quando io lo faccio ho spesso 5 tracce video che si sovrappongono e che poi vado a tagliare e a far combaciare. E se avete un computer che non riesce a far girare ma anche solo due tracce video contemporaneamente, vuol dire che potete fare solo le inquadrature frontali con una GoPro. Già se avete quella davanti che vi quadra è un casino, perché poi non, cioè, il computer non gira. Quindi un bel computer Apple, perché con Final Cut Pro si fanno dei gran video, e costa almeno 2000 euro se prendete un portatile. E poi una cosa c'è ancora: tutte le micro SD, gli hard disk dove scaricare i video quando rientrate il weekend. E quindi alla fine, tra tutto, si parla di un 5.000 euro almeno per fare dei video di qualità. Cosa ne pensi, Luna? Sei d'accordo? Sì, è tutto molto costoso, tutto molto bello, tutto pagato da Eros. Eh sì, perché più volete fare le cose di qualità e più ovviamente l'attrezzatura costa. Se prendete un action cam cinese da 70 euro, sì, riuscite a fare dei video. Non so se riuscite a mettere il microfono nel casco. Ah, ecco, altri costi: due microfoni, la coppia di interfoni, e quindi vi dovreste accontentare di riprese senza audio, solo con il rumore della moto e il fruscio del vento. Beh, comunque sembra una pista sta strada. Sì, bella. Ma più che altro larga, tenuta bene. Sì, veramente bella. Consigliamo a tutti i nostri fans di San Bernardino. Se non siete mai venuti, veniteci che merita. Mi sembra bella sia a salire da dove siamo saliti, che probabilmente... Forse è più bella a salire da qua, che mi sembra un po' più larga. Beh, sì. Comunque, nazione che vai, tipo col panda che trovi. Ah, guarda il radar. Ah, hai visto? E prende da tutte e due le parti, eh? Sì? Sì. Era 60 al limite. Sì, vedi, fine 60. Qua in Svizzera è prassi comune non piazzarsi con il laser la municipale, diciamo, come da noi. Qua hanno dei carrelli mobili con sopra gli autovelox e li spostano, così non è mai due volte nello stesso posto. Magari lo lasciano per un po' di tempo lì, poi lo mettono in un altro punto o in un altro paese, e così sì, ve lo piazzano in quel posto anche quando non ve lo aspettate. Fanno cassa. Quindi cioè, con rischio di essere noiosi, in Svizzera se c'è scritto 50 si va a 45. Comunque hai notato che sui tornanti, quando, cioè, tipo le linee non sono esattamente in centro, ma si allargano per far sì che chi scende, che deve allargarsi, rimanga comunque nella sua corsia. Ah. Allora, dobbiamo sicuramente seguire per Bellinzona fino a un certo punto, che immagino che compariranno i cartelli con scritto Luco Magno. Come sembra un po' l'Italia? Perché c'è un po' di San Pietrini e un po' di asfalto buttato un po' a caso, pieno di buche. Sì, merda. Hai ragione, qua è rivedibile. Qua pecca, eh. Comunque andare a 50 è impegnativo su sta strada. Io sto andando 30. E anche io sto andando 30. Oh, meno male. Qua si sente che siamo giù nella valle e inizia a fare un po' caldino, eh. Sì, si sente l'afa. Sì. Mi manca un po' l'aria nel casco. A mi me gusta ballare ritmo vuelta, a todo nos gusta. Ecco, quella è una cappa d'afa. Bello. Ci sono 29.4 gradi, infatti. Lo supera prepotentemente senza avvisarlo. Sì, prepotentemente, guarda che il limite è 80, eh. Io non ti pago la multa per portarti a casa. Ti lascio qua in Svizzera. E vuol dire che qualcuno mi accoglierà?
Sì, la prigione. Non è vero, magari il guardiano della prigione mi porta a casa. La supera come i camion, attenzione, uno 40, l'altro 42. Giù qua nella valle c'è un'afa degna della Valtellina. Porca miseria, sì. Bailam, baila, ritmo, vuelta. In una mano, con l'altra mano. Boh, adesso si può andare. Oh, cavallini! Ma che c***o urli? Mi hai stordito. C'è fuori un mandrillo. Ciao fans. Ciao fans. Siamo arrivati in cima al San Bernardino Pass. Minchia che bello. Forse è uno dei passi più belli che ho visto fino adesso. Adesso facciamo vedere il paesaggio. Allora, lago, 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 isola in mezzo al lago con bandiera svizzera. Ma che c'è, cioè, quella montagna di Zuzicchi, figata. Lago, lago, lago. E là c'è il cartello del passo sul rifugio. Veramente uno spettacolo, guardate qua.